quello è un posto dove noi non possiamo assolutamente arrivare. Perché non usiamo l'altalena? Potremmo provare a metterci sopra qualcosa. Thank you.
senza un po' di esercizio, questo corpo va subito fuori forma. Ma questo corpo... sarebbe accaduto una volta che Homme il buffone avesse preso quella rotella. Terrò abbassato il ponte. Forza, andate, attraversatelo. Thank you.
questo momento il circolo è chiuso. Non ci credo. No, e poi no. Io volevo vedere il circo. Non so cosa dire. Cosa c'è? Pare che questo bambino sia venuto al villaggio per vedere il circo. Ma tutti gli abitanti sono stati trasformati in maiali. Perciò non c'è verso di riaprire il circo. Il pagliaccio è forse il personaggio più famoso di tutti. No, non è possibile. Io non me ne andrò da qui finché non avrò visto il pagliaccio, ecco. Capisco benissimo come si sente questo povero bambino, ma anche il pagliaccio è diventato un maiale sfiduciato. Certo, se potesse riacquistare la fiducia in se stesso. Di chi è a zonzo senza fare niente. Voglio esercitarmi con un nuovo nudo, ma è troppo pericoloso per una persona sola. A dire il vero, c'è un ragazzo che vorrebbe vedere il circo del pagliaccio. Che? Ah sì, ma non saprò come riesco a fare finché non ci provo. Non posso provarci davanti agli altri. Va bene, iniziamo. Tipo insistente. Pronti? Per prima cosa, prendete questa. Mi eserciterò su questa corda, così se commetto un errore, voi sarete lì a prendermi con quel materasso. Pronti? Allora vado. Hanno sempre assomigliato a dei maiali. Sono gente sveglia e ben informata. Tommy, non pensi che potrebbero dirci qualcosa sui maiali cattivi? Bene, ora scusate, ma devo andare a intrattenere un piccolo ospite. Se vi va, potete venire anche voi. Ecco.
faceva il funambolo. Era bravissimo. E sì, anch'io posso camminare su una fune. Guardami bene. Wow! Bello! Bellissimo! È tutto quello che so fare per ora. No, aspetta, so fare il paon volante. Vuoi vederlo? Un paon! Certo che lo voglio vedere, dai! Aspetta, ragazzino, ti perderai! Ah, ragazzini! Grazie! Far sorridere un bambino mi fa meglio di qualsiasi medicina! Mi siete stati di grande aiuto! Dovrò sdebitarmi in qualche maniera! Beh, avremo una domanda da farti a proposito dei maiali cattivi. Va bene, parlate pure. Dirigiamoci verso il padiglione. Là vi dirò ciò che so. Che? Che fortuna! Non capita tutti i giorni che la tribù dei maiali riceva ospiti in quel padiglione. Pagliaccio! Presto! Presto! Sto arrivando! Eccomi! A più tardi! Che... Prendete questa statua di legno e rompetela! Ma... Ma come si fa? È enorme! Beh, è una statua costruita con il legno della quercia. E finora l'abbiamo protetta con il nostro potere. Vedete quel pozzo laggiù?
In quel pozzo è nascosto un libro, il manuale del falegname. C'è scritto come rompere quella statua. Ma il pozzo è chiuso con un coperchio in lega pesante. Riuscirete a portarmi indietro il manuale del falegname? Tenete, vi servirà. Cos'è? Piace molto al pan volante. Si trova nel magazzino del circo. Ci sono! Puoi usare il pan volante per sollevare il coperchio. Esatto, però fate attenzione, dovete solo guidarlo. Se commettete un errore e lui prende l'erba di pan, non potrete fare altro che tornare qui. Thank you.
siamo pronti. Andiamo. Punta antica, tu che proteggi il cammino, spiriti della vecchia guerra, apritevi al nostro antico dovere, indicateci il cammino. Noi non abbiamo perduto la speranza. Seguendo questo sentiero, arriverete al Tempio dell'Acqua. E ora, state attenti. Thank you.